tutti, sono la dottoressa Angela Vassallo e sono una farmacista. L'argomento che tratteremo oggi riguarda l'antibiotico terapia e la disbiosi intestinale. Gli antibiotici sono farmaci che vengono generalmente utilizzati nelle infezioni, infezioni che possono essere delle prime vie respiratorie, gastrointestinali o anche delle vie urinarie. Antibiotico è una parola che dal latino vuol dire proprio contro la vita, quindi questi farmaci sono capaci nel momento in cui entrano nel nostro organismo di distruggere tutto quello che trovano, microrganismi cattivi e anche microrganismi buoni. Tanto è vero che vanno anche a distruggere quella che è la nostra famosa flora batterica intestinale presente nel tratto del colon del nostro intestino, quindi l'ultima parte proprio dell'intestino. Gli antibiotici quindi vanno ad alterare quello che è l'equilibrio dell'intestino stesso, provocandone una alterazione che viene generalmente chiamata disbiosi. Quindi la disbiosi non è altro che un'alterazione appunto della flora batterica intestinale in seguito ad una terapia antibiotica. Come si manifesta? La disbiosi può essere sia sintomatica che asintomatica. La disbiosi sintomatica si presenta sotto forma di crampi, dolori allo stomaco, aria all'interno della pancia stessa, e l'unico modo per poter aiutare l'organismo a superare questo tipo di alterazione è l'utilizzo di fermenti lattici dall'esterno. Fermenti lattici che possono essere prebiotici o probiotici. I probiotici non sono altro che dei batteri vivi che arrivano direttamente nell'intestino ed aiutano l'intestino stesso, vanno a colonizzare nuovamente l'intestino. Mentre ci sono poi i prebiotici, che non sono altro che delle sostanze di origine alimentare, come ad esempio l'inulina, che vanno invece a stimolare la crescita dei batteri buoni che sono presenti all'interno dell'intestino stesso. Quindi l'antibiotico terapia necessita assolutamente di una terapia con fermento lattico successivamente. Spero di essere stata abbastanza esauriente in questi pochi minuti e vi auguro una buona giornata.